E volevamo sapere come ti prepari, innanzitutto fisicamente, che allenamenti fai prima di una prestazione, una gara. Beh, guarda, conta che io a fine anno arrivo mediamente con circa 20.000 km nelle gambe. Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della rubrica sportiva di Radio Noi intitolata Sportcast. Oggi abbiamo un super ospite con noi, Liam Bertazzo. Ciao a tutti. Appunto, è già uscita una prima puntata, quindi vi lascio il link in descrizione nel caso in cui non l'abbiate vista. E che dire, abbiamo un super ospite? Direi proprio di sì, no? Lo dimostra anche il medagliere, appunto, di Liam, che in questi anni da ciclista ha vinto un bronzo, due argento e due ori, se non sbaglio, negli europei su pista. Sì, giusto. E poi un bronzo, un argento e un oro recente ai mondiali, sempre in seguimento su pista. Sì, vero, vero, vero. Confermo. Quindi abbiamo di fronte, insomma, non un ciclista qualunque, insomma, non uno che va per i Colli Euganei, a cui viene suonato, no, il clacson ogni volta. Vorremmo iniziare la nostra puntata con un riferimento allo sport in generale, non partire subito dal ciclismo. Volevamo dare un dato, ovvero circa il 40% dei giovani non pratica sport. Appunto, noi sappiamo che tu tieni a questo tema e volevamo capire cosa ne pensavi riguardo a questo appunto dato e magari chiedere inoltre come possiamo avvicinare i giovani allo sport. Beh, guarda, per me lo sport, come ho detto prima, è fondamentale. Al di là di uno che riesca a raggiungere livelli professionistici, è fondamentale per, prima di tutto, avere una cultura del proprio fisico, che è fondamentale, soprattutto al giorno d'oggi, dove diciamo molti ragazzi sono allo sbando, ecco. E poi dopo anche è fondamentale perché ti dà dei valori, sai cos'è il sacrificio, che dopo ti servirà quando lavorerai, ecco. Io mi era capitato un anno fa circa, un anno e mezzo fa circa, prima del lockdown, di tornare nella mia vecchia scuola, nel liceo a Padova, e ho un grande rapporto con la mia insegnante di educazione fisica. Stavo assistendo alla sua lezione, ho notato che era una primina, ecco, cioè i ragazzi di prima superiore, e ho notato proprio tanta, ragazzi corpulenti, obesi, ecco, possiamo dire. Sì, mi ha detto anche lei, mi ha confermato appunto questo dato, che ci sono molti ragazzi che non praticano sport, che magari vengono fermati dai genitori nel praticare sport, dicono cavoli, si affaticano troppo, fanno troppo fatica, poverini, ecco. E quindi è una grossa problematica questa, perché lo sport è fondamentale, soprattutto, e ripeto, ribadisco, per avere una cultura proprio fisico, perché non deve esserci la concezione ho mal di testa, prendo una pastiglia, oppure ho mal di schiena, prendo una pastiglia. È meglio fare attività fisica, quotidiana, non serve esagerare, perché lo sport ad alti livelli fa male, quindi basta una sana attività, però previene al medico, previene tante problematiche. Questa cosa non viene insegnata, secondo me dovrebbe esserci più cultura a livello scolastico, ecco. Adesso passiamo al ciclismo, che per l'appunto è il tuo sport, possiamo giudicarti un esperto di questo. E volevamo sapere come ti prepari, innanzitutto fisicamente, che allenamenti fai prima di una prestazione, una gara. Beh, guarda, conta che io a fine anno arrivo mediamente con circa 20.000 km nelle gambe, quindi comunque è un impegno quotidiano, fondamentale. Mediamente faccio 3 ore, poi dipende sempre dall'attività su strada o su pista, però su strada sai vengono fatte tante ore, può capitare 20-25 ore settimanali o 15, dipende sempre dai lavori che uno ha da fare. In pista invece le attività sono più brevi ma più intense, e dietro c'è sana alimentazione, infatti sono seguito da un nutrizionista, tanto riposo, andare a letto presto, lo stretching, massaggi, osteopata, insomma, c'è dietro a una gara di, come vediamo qui, di 4 km, c'è tanto lavoro, tanto impegno, tanti sacrifici e uno staff, diciamo, che ti segue, ecco. Allora, appunto, come hai anticipato, parallelamente a questa attività fisica, quindi segui una dieta ben bilanciata, penso, e ce ne vuoi parlare un po'? Sì, beh, guarda, è semplice, ecco, la mia dieta. Evito gli zuccheri, i carboidrati alla sera cerco di li evito parecchio,
Dipende ovviamente se sono in gara, lì non c'è problema, però magari una semplice attività, magari alla sera evito carboidrati, proteine, tanta verdura, a pranzo mi mangio i miei carboidrati e poi appunto zero zucchero, frutta secca per gli acidi grassi buoni. E niente, bere tanta acqua, poco alcol, perché anche quello è fondamentale, e dopo il riposo, anche il riposo è fondamentale, perché è una componente importante, perché poter dormire bene ti permette di svegliarti meglio e affrontare una giornata lavorativa nel migliore dei modi. Una domanda un po' particolare riguardo la dieta, ma in queste settimane, visto che sei anche un po' a riposo, diciamo tra virgolette riposo, ti concedi qualche libertà o... È una settimana che sto mangiando qualsiasi cosa, sto bevendo qualsiasi cosa, quindi c'ho anche bisogno a livello fisico, perché dopo mesi e mesi e mesi che chiedi al tuo fisico uno sforzo così, hai bisogno di staccare... Non solo di testa, ma proprio il tuo fisico ha un attimo bisogno di lasciarsi andare, perché appunto è un sacrificio e c'è bisogno di mollare per ripartire più forte. Ecco. Forse anche a livello mentale un po'. Sì, ma entrambi, perché mi è capitato dopo Tokyo che ho fatto 3 mesi e mezzo di preparazione intensa, quindi 0 birra, avrò bevuto 5 birre nell'arco dei 3 mesi, quindi poco, il cibo sempre giusto. E appena tornato a casa io ho provato a continuare per una settimana la dieta, però ingrassavo, ero gonfio, avevo ritenzione, e questo stava a significare che comunque il fisico aveva bisogno di lasciarsi andare, nonostante io comunque a livello mentale c'ero, però il fisico mi diceva fermati un attimo. Capito. Riprendendo l'argomento del livello mentale, io per esperienza personale, facendo sport a livello giovanile, so che l'aspetto mentale è quasi fondamentale quanto l'aspetto fisico per fare buone prestazioni. Quindi per te, se è più importante l'aspetto mentale e l'aspetto fisico, e come ti prepari prima di una prestazione a livello mentale? Beh, allora, innanzitutto ho fatto le spalle con tante gare, perché adesso nello sport, appunto perché il livello si è sempre alzato, viene utilizzata tanta la figura del mental coach. Io non ce l'ho neanche ancora, per ora non sento il bisogno. Per dirti, queste ultime gare qui ai mondiali, la pressione era tanta e l'ho affrontata, ormai un po' mi conosco, ho cercato di riporre tutta la mia cattiveria, però per dirti, la sera prima della finale ho fatto tanta fatica a dormire, mi sono sdraiato sul letto a mezzanotte, perché tra i massaggi, tra il cibo e tutto, è arrivata a mezzanotte e ho preso sonno alle 3, perché pensavo alla gara, pensavo a cosa potevo sbagliare, se andava male e via dicendo, quindi insomma non è facile. C'è tanta pressione, adesso c'è tanta pressione, per fortuna diciamo negli anni sono sempre riuscito un po' a addestrarmi e cercare di riuscire a farmi schiacciare da questa pressione, quindi dai, per ora sta andando bene. E ribadisco che secondo me il fondamentale è star bene con se stessi, perché si viene cercato tanto in quello che c'è circostante, però secondo me siamo sempre noi che affrontiamo, superiamo o abbiamo le problematiche, quindi è fondamentale stare in pace e stare bene con se stessi, ecco. Adesso volevamo parlare un po' della squadra, cioè se chiediamo magari a delle persone di elencare degli sport di squadra, pensano subito magari al calcio, alla pallavolo, al basket, però anche il ciclismo è uno sport di squadra, e volevamo appunto chiederti come ti approcci alla squadra, e magari se qualcuno magari di più esperto potrebbe aiutare uno di più meno esperto. Beh, guarda, l'esempio più lampante è proprio la specialità qui del quartetto, che si corre in 4, bisogna fare 4 chilometri, vince chi fa il tempo minore, bisogna arrivare in 3. Ed è una specialità dove lì si vede il gruppo, perché bisogna fare cambi perfetti, bisogna conoscere il ragazzo che si è davanti, quanto tira, come si muove, quando si sposta, quindi è fondamentale allenarsi tanto assieme, conoscere, e soprattutto se si ha un bel rapporto umano si può superare tante avversità, tante difficoltà. Ricordo un esempio lampante: noi nel 2016 eravamo a casa, dovevamo guardare le Olimpiadi di Rio a casa, ci hanno chiamato l'ultimo perché la Russia era stata sospesa, ci hanno chiamato l'ultimo e noi ci siamo presentati lì senza preparazione, perché io per dirvi stavo correndo in Belgio, altri ragazzi erano in vacanza, quindi eravamo un po' sparsi,
per l'Europa, ci hanno chiamato e detto ragazzi bisogna andare a Rio. Io mi ricorderò sempre che appunto zero preparazione e tutto, noi ci siamo trovati la sera prima delle gare dicendo ragazzi non abbiamo niente da dimostrare, siamo qui, ci è andata bene, mostriamo a tutti chi è il gruppo. E quella volta abbiamo perso la finale per il bronzo per un decimo, abbiamo fatto quinti senza preparazione, quindi questo sta a significare che al di là dell'allenamento, dell'impegno, il gruppo si vede. Infatti questo gruppo qui è arrivato a vincere un oro olimpico e a vincere un mondiale dopo 24 anni, quindi abbiamo un bel gruppo di ragazzi, siamo partiti dal basso perché 7 anni fa facevamo i tempi più alti, adesso siamo campioni del mondo, siamo partiti dal basso, però si è rafforzato e soprattutto in una specialità come quartetto qui si vede il gruppo che è fondamentale, ecco. Se non sbaglio hanno fatto anche record del mondo, infatti. Quindi siamo partiti da essere gli ultimi, da essere considerati sì, diciamo un peso, ecco, ad essere i detentori sì, del record mondiale, campione del mondo, campione olimpico. Adesso vorremmo passare a un tema un po' più delicato che forse c'entra poco con lo sport perché lo riguarda in negativo, cioè il doping. Si è sempre accostato il tema doping al ciclismo. Allora, se è un tema molto, molto sensibile per noi, perché ultimamente siamo sempre stati attaccati in maniera giusta, magari anni precedenti, in maniera ingiusta adesso. Il doping, bisogna essere consapevoli che comunque c'è in tutti gli sport, perché più o meno, adesso io non voglio entrare in merito, però comunque quando c'è... ci sono in ballo tanti soldi, cioè è capitato, avete visto anche in atletica, sì, hanno trovato, sì. Cioè capito, nel calcio sono successe piccolezze o magari sono stati evitati dei controlli, però capito, girano milioni e milioni, è un attimo. E invece nel ciclismo siamo sempre stati attaccati, siamo sempre stati considerati la pecora nera. Per dirti, a me è capitato ieri, io mi trovavo a Padova per un semplice giro tranquillo, un aperitivo. Noi abbiamo un'applicazione dove in quell'applicazione dobbiamo essere tracciare i nostri spostamenti, essere sempre reperibili. Ieri erano 7:30, mi hanno chiamato dicendo guarda, noi siamo davanti a casa tua, dove sei? E ho fatto il controllo antidoping, una sorpresa, quindi noi siamo sempre controllati, abbiamo questa applicazione. Quindi quello che voglio dirti, adesso non entro in merito del doping o non doping, però nel senso noi ci siamo battuti tanto, se succede qualcosa siamo i primi ad essere attaccati, però insomma non ultimamente insomma abbiamo mille controlli, cioè siamo sempre controllati e reputo che il ciclismo ora è molto pulito, dopo non entro in merito perché ti ho detto quando si parla di soldi insomma il soldo è padrone, quindi non voglio entrare in merito, però insomma il ciclismo secondo me adesso è molto pulito, ecco. Quindi si può dire che è stata una realtà ma adesso è più un stereotipo? È stata una realtà, però il problema è che sempre, ripeto, è un tema molto sensibile, è successo anche tanti calciatori negli anni 80, quindi insomma dopo sì. Il calcio è sempre il calcio, è lo sport più bello, non voglio attaccare il calcio assolutamente, però sai c'è nell'atletica, c'è nel tennis, vengono trovati in qualsiasi situazione. Poi ripeto, quando soprattutto nel mondo di adesso dove bisogna essere sempre al 100%, bisogna competere con tutti, devi competere oggi in Italia, domani a New York, insomma non è facile, c'è questo problema di soldi e quindi il valore sportivo si è un po' perso, ecco. Passiamo ora a un po' delle domande diciamo più semplici magari anche un po' particolari. Che rapporto hai con i tuoi tifosi? Beh, guarda, mi reputo una persona normale. Dopo non so al di fuori le persone come mi vedono, però mi reputo una persona normale. A me fa piacere che venga riconosciuto magari la prestazione, venga riconosciuto la vittoria, tutto, però a me fa piacere. Credo di essere alla mano, almeno dopo parlo da dentro, dopo da fuori non so cosa sembra, però insomma a me fa piacere, penso di essere comunque una persona alla mano, ecco. E ritieni che i tifosi siano un fattore importante per la vittoria? Dipende che vittoria intendi, questa qui ultima o in generale? Anche questa. Il tifoso numero uno, ripeto, ribadisco, sono stato io, ovvio, la famiglia circostante, la mia ragazza, Marzia, mi hanno aiutato molto, però lì la gara perditi non sentivo neanche, perché eravamo contro la Francia in casa loro, non sentivo neanche la folla urlare, ero talmente concentrato su di me nel spingere, nel dare tutto che...
Lì pensavo solo a me, bello nel Giro d'Italia vedere la gente che ti urla in parte la strada, però dopo quando sei a tutta non capisci neanche dove ti trovi. Vorrei farti un'ultima domanda. Che consiglio vorresti dare a un giovane che vuole sfondare magari nello sport? Non nel ciclismo, in Beh, qualsiasi sport. allora, il consiglio più grande che do è dedizione, avere tanta dedizione, sacrificio e lavorare. Credere in se stessi, ma lavorare che prima o poi si raggiunge l'obiettivo. Bisogna tenere duro. Lo sport è fatto di tante sconfitte e di tanti successi. Possono essere anche una vittoria e 100 sconfitte, però quelle 100 sconfitte ti hanno reso la vittoria più bella del mondo. Mi è capitato a me, l'ho provato sulla mia pelle, però ripeto, è fondamentale credere in se stessi, a volte andare controcorrente, però ripeto, ribadisco, bisogna credere in se stessi. Perfetto, penso che possiamo concludere con questa bellissima risposta. Ringraziamo Liam e anche la Grazie medaglia d'oro che ha mille. È portato. stato un piacere, vi ringrazio per lo spazio, è sempre bello e niente, quando volete io sono qua, avete il mio numero, io ci Siamo sono. compaesani, Siamo quindi compaesani, anche ecco, anche se magari sono poche volte a casa, però quando volete ci sono, ecco, grazie. Grazie mille. Allora ti ringraziamo ancora e speriamo che la tua carriera continui magari con ancora vittorie. Vi ringrazio Ci vediamo alla prossima puntata di Sportcast. molto. Ciao Ciao, ragazzi, ciao, ciao. ciao.